Ciao a tutti, benvenuti e bentornati in questo nuovo video dedicato a tutti coloro che sono nati il 23 febbraio del 1967 ed io ringrazio Nicoletta che mi ha dato la possibilità di fare il video. Con questa data vi ricordo che chi volesse un video dedicato come questo può lasciarmi il suo nome e la sua data di nascita giù nei commenti nel momento in cui io risponderò col cuoricino significa che siete stati messi in elenco e dovete semplicemente attendere la messa online su youtube vi ricordo che sotto trovate il link al sito dove potete visionare i mazzi che io ho creato e i miei contatti dove potete chiedermi informazioni per parlare in privato con me Iniziamo subito a vedere in base a questa data di nascita e a prendere un oracolo dei colori oggi. Vediamo un po' che cosa ci dice questo bellissimo oracolo dei colori per quanto riguarda i nati in questo giorno. Allora, il numero calcolato è il numero 23. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 23. Ok, questo è 1 e andiamo a prendere anche una carta dal mio mazzo di oracoli per vedere qual è il consiglio finale che vi danno le mie carte per tutti coloro che sono nati in questo giorno vediamo un po' e poi andremo a leggere come sempre qualcosa ok vediamo un po' ecco allora dopo aver preso i, eh, le carte sempre davanti a voi andiamo a vedere qualcosa che riguarda questa data questo giorno e questo mese allora, vediamo il 23 febbraio. È il giorno del valido candidato. I nati il 23 febbraio sono specializzati nel proporre le proprie idee e se stessi come valide alternative alle situazioni non proprio perfette. E normalmente sono molto bravi nel trovare la soluzione ai problemi e sono sempre impegnati a portare avanti le cose in una direzione positiva. Ai problemi, ehm, ai problemi e sono sempre impegnati a portare in posizione, ehm, direzione positiva. Quando ritengono di essere il candidato ideale per un lavoro, per occupare una posizione dominante all'interno della famiglia oppure per una responsabilità sociale, essi avvertono la necessità assoluta di assicurarseli o perlomeno di esporre il proprio punto di vista. Di solito adducono argomenti molto convincenti e validi consigli. È assai raro infatti che tentino di persuadere qualcuno dalla fondatezza della propria idea se prima non ne sono assolutam assolutamente certi essi stessi. Individui molto realisti e concreti sanno valutare attentamente le situazioni e di solito individuano proprio ciò che può essere migliorato. Sfortunatamente il realismo che li contraddistingue può talvolta rivelarsi puro pessimismo e, specialmente in età avanzata, devono guardarsi, per, eh, devono guardarsi per diventare, dal diventare ipercritici, se non addirittura spietati. Indubbiamente possiedono un certo carattere che vede sempre tutto nero, il quale ha bisogno di essere compensato sistematicamente dalle energie di cui dispongono al fine di evitare la depressione. In particolare devono badare di non cadere in preda a meccanismi di autodistruzione. Hanno una solida presa sul mondo materiale, ma non restano succubi del lusso e delle comodità. Per loro l'aspetto più eccitante della vita in ogni giorno è costruire, partendo dalle esperienze di ieri. Per prepararsi alle difficoltà di domani. In un certo senso sono come un motore che una volta messo in modo continua a funzionare. I nati in questo giorno sono ben felici di poter espandere la propria base di operazione, ma in genere lo fanno con estrema cautela. Uno dei motivi per cui hanno così tanto successo, oltre al pragmatismo, è il loro senso di kairos, cioè la capacità di comprendere quando è il momento di entrare in azione e quando è bene insistere e tener duro. Di solito sono in grado di reagire in maniera positiva di fronte ai dilemmi della vita, assumendosi la responsabilità di indirizzare la propria esistenza e, e accettando nel contempo le leggi dell'individualità. No, dell'inevitabilità. Se una volta imboccata una strada non ottengono successo, in genere non si ritirano, ma scelgono un altro percorso. Quasi sempre prima di impegnarsi sul piano B, hanno già preso in considerazione i pro e i contro del piano B, tenendolo pronto per eventuale riserva. Per questo motivo, i nati il 23 febbraio sono bravissimi nel dare consigli a coloro che hanno imboccato un vicolo cieco e non sanno come continuare. Spesso loro stessi o il loro. Ehm, operato si sì, dimostrano eh, la più valida alternativa a una situazione di stallo. Nella vita privata devono prestare attenzione a non assumere un atteggiamento saccente o inaffidabile, peccando di autocompiacimento o di insensibilità verso le esigenze emotive delle altre persone. Al contrario, farebbero bene a sforzarsi di mantenere una mentalità più aperta e più in sintonia con i desideri di chi sta loro attorno. Eh, giudicando con onestà le opinioni degli altri e ascoltando i loro problemi con serenità, senza pregiudizi, possono guadagnarsi non poche amicizie e il sostegno necessario per riuscire nei propri sforzi. Numeri e pianeti. I nati il ventitreesimo giorno del mese sono governati dal numero 5 dal pianeta Mercurio. Dal momento che Mercurio rappresenta rapidità di pensiero e cambiamento, i nati il 23 febbraio sono a volte anch'essi inclini a dimostrarsi sia eccessivamente reattivi a livello mentale sia a cambiare molto spesso l'ambiente fisico. La combinazione tra Mercurio e Nettuno sta a indicare una notevole sensibilità verso i fenomeni esterni e anche un'abilità logica a pensare in termini universali. Per quanto duri i colpi, da riceve, i colpi che riceve chi è governato dal numero 5 hanno un effetto passeggero su questi individui che si riprendono con rapidità. Il numero 23 è associato ad eventi che si rivela particolarmente. Vero per i nati il 23 febbraio, che, 23 febbraio, che amano essere sempre il ce, al centro, centro dell'azione. Il segno zodiacale di appartenenza ai pesci: i pregi dei nati in questo giorno sono persuasivo, analitico e pragmatico, i difetti sono ipercritico, negativo e saccente. Vediamo qualcosa sul segno zodiacale: parola chiave, io sono il paradiso, sopra di me non c'è altro. Sotto l'influenza di Nettuno, i pesci hanno paura di tutto e vivono in uno stato di perenne apprensività. Sono persone molto iper impressionabili e sensibili, sono inafferrabili e pieni di contraddizioni, talmente ricettivi all'ambiente in cui vivono da entrare in simbiosi con esso, adeguandosi alle abitudini e assorbendone le idee, anche se talvolta sembrano totalmente assenti ed estranei a quanto li circonda. Sono capaci di votarsi completamente al sacrificio, arrivando fino al limite dell'autodistruzione. Nutrono sentimenti romantici, spesso sublimati e idealizzati a livello di sogno, ma hanno un'incredibile abilità nel salvaguardare i propri comodi e nel, procura e nel procurarseli unitamente a una certa sicurezza economica, dimostrando anche una discreta dose di tangibile egoismo. Sono sempre sensibili, solidali e partecipi delle altrui sofferenze, ma se si ha bisogno di un loro aiuto concreto e soprattutto con una certa continuità, si dileguano alla velocità della luce e si trincerano dietro obblighi fantomatici e si eclissano senza ulteriori spiegazioni. Andiamo a vedere cosa ci dice il nostro oracolo dei colori, il sole turchese e rosa. Il turchese riguarda uh, una mente attenta e una propria consapevolezza spirituale. Sei sicuro che tutto ciò è destinato ad accadere? Accadrà. Il rosa indica apertura spirituale e fiducia nel presente. Insieme donano amore incondizionato per la vita e una spontanea gioia di vivere. Sei una persona molto spontanea che finisce nelle situazioni più incredibili ogni volta e non appena si verificano. Dai molto di te senza chiedere nulla in cambio. Sei fiducioso che tutto abbia un perché, anche quando non splende il sole. E per finire vediamo il consiglio. Siamo tutti buoni o cattivi, dipende da chi racconta la favola. Bene, cari amici, nati il 23 febbraio 1967, io ringrazio nuovamente Nicoletta che mi ha dato l'opportunità di fare questa data. Fatemi sapere nei commenti se vi riconoscete in queste Caratteristiche, come sempre vi invito a scrivermi il vostro nome e data di nascita giù sotto i commenti e a prendervi i miei contatti qualora voleste parlare privatamente con me. Io vi ringrazio, vi saluto e ci vediamo al prossimo video.